Siamo qui adesso con il governatore del distretto Giovanni Ostuni in questa serata in cui il Lions Club, intitolato Giuseppe Codacci Pisanelli, appunto celebra il grande statista salentino. Che significato ha questa serata? È una serata molto importante per il club, che ha voluto onorare un uomo del Salento che è noto in tutto il mondo per aver dato lustro nel campo della cultura, della scienza e dell'ambiente, io direi, in cui è vissuto. E credo che non c'era modo migliore per iniziare un anno sociale approfittando anche del 60° anniversario della fondazione dell'Università del Salento e anche in occasione della venuta della sua figlia. È un club molto importante, molto vivo, fatto di soci nuovi, non esodati da altri club, questo è un aspetto molto importante, ma soprattutto uomini di spessore, uomini di cultura, uomini di scienza e uomini imprenditori che possono sicuramente con la loro attività dare grande lustro alla città di Lecce e al Lions International. Siamo con la professoressa Anna Colaci, presidente del Lions Club Giuseppe Codacci Pisanelli, nella serata appunto in cui si celebra il grande statista salentino. Club nato da poco, com'è nata proprio l'idea di volerla intitolare a Codacci Pisanelli? Nasce questo Club Lions con un'idea di rinnovamento, quindi il nome Codacci Pisanelli nasce proprio da questo, perché lui ha voluto un rinnovamento territoriale, ma non solo salentino. Lui ci ha portato, insieme ad altri ovviamente, l'Ateneo Salentino a Lecce. Tante volte saliamo la scalinata del Codacci Pisanelli e pensavo tra me e me che, pur dicendo tante volte al Codacci Pisanelli, nessuno magari fa riflessione su quello che effettivamente è stato Codacci Pisanelli. Volevamo un personaggio di luce e lui lo è, perché la cultura comunque è luce, per cui noi cercheremo di unire la luce della cultura all'azione dei Lions. Quindi grazie Giuseppe Codacci Pisanelli, grazie ai Lions. Giuseppe Codacci Pisanelli. Siamo qui anche con il professor Pankevich, che di Codacci Pisanelli è stato assistente all'università e poi suo amico personale. Intanto un ricordo del grande statista. Era un grande statista, era una straordinaria persona che ha fatto più esperienze, perché è stato magistrato anche per un breve periodo, è stato avvocato, è stato professore. Noi gli dobbiamo essere molto molto grati, perché quando dopo l'assemblea costituente, dopo le prime elezioni politiche del 48, si delineava un pochettino quella che doveva essere la politica economica, i suoi colleghi importanti della Democrazia Cristiana di Brindisi e di Taranto chiesero le industrie, e quindi venne l'Italsider a Taranto, oggi Ilva, a Brindisi la Montecatini, poi diventata Montedison. Lui disse: io desidero investire in cultura, desidero l'università a Lecce. Bari si mise di traverso, approfittando pure del fatto che Aldo Moro era ministro della pubblica istruzione, e quindi cercarono in tutti i modi di boicottare la nascita dell'università a Lecce, ma lui con coraggio fece proprio una battaglia a spada tratta e alla fine si ottenne nel 67 la statizzazione. E grazie a lui pure è stato dato un grosso contributo all'emancipazione femminile, perché avere l'università a Lecce significava che migliaia di famiglie, soprattutto del capo, che non mandavano le figlie a studiare fuori, a Lecce sì, e quindi non solo si laureavano tante tante donne, ma trovavano subito uno sbocco lavorativo nell'insegnamento. Oggi a Lecce viene inaugurato un Club Lions dedicato a vostro padre. L'emozione sarà tanta, raccontateci. Non è facile per una figlia raccontare un padre, ma stasera sono state dette delle parole bellissime, e quello che mi ha colpito più di tutti è che viene ricordato anche perché era una persona che sapeva ascoltare, e anche con noi figli si divertiva a scherzare, ci parlava sì della Costituzione, si parlava sempre di cosa succedeva al governo, cercava sempre di avere un dialogo con ognuno di noi come con tutte le persone, perché era il modo migliore per cercare di portare fuori tutta la progettualità che tutti noi abbiamo e che dobbiamo comunque raggiungere. Oltre ad essere stato una persona di governo, è stata una persona che è stata attenta al sociale, alla donna e alla cultura che oggi il Salento vanta.
Per lui la cultura era importante, noi siamo 8 figli, tutti e 8 laureati, la cosa strana, tutti e 8 con lode, perché siamo cresciuti con l'idea che la cultura è fondamentale, la cultura è importante per cercare di poter realizzare poi quelli che sono i propri progetti, le proprie aspettative, anche per darsi da fare per la società, non solo per la famiglia, riprendendo proprio quelli che sono i principi anche del Lions. Tutta la mia famiglia è contenta di questo riconoscimento, ma è una cosa che lui ha fatto con grande gioia e quindi noi siamo contenti di questo riconoscimento e ci sentiamo tutti una grande famiglia insieme a tutti i salentini.